Salve a tutti, sono sempre Luigi Coa, il presidente del CMPA Difesa del Cittadino. Questa sera sono costretto a ritornare sulla questione dei pontili sul ponte che collega Chioggia a Sottomarina. Quei pontili d'attracco che dovrebbero servire per i servizi taxi ed NGC, in realtà sono diventati ad uso e consumo di due società. A dire il vero, da due giorni sembra solo di una, la Raffaello, che continua a ormeggiare dove a nostro avviso non potrebbe. Ma non è Luigi Coro che lo dice, non è il CMP che lo dice, ma la delibera numero 9 del 28 gennaio 2003 che è esposta sul pontile e che chiaramente stabilisce che, quei pontili possono servire solo per l'imbarco e lo sbarco e le imbarcazioni non possono rimanere più di 45 minuti. Anzi, è precisato in uno dei punti che assolutamente non possono rimanere imbarcazioni alla fonda in sosta. Assolutamente no, non può essere. Non comprendo le dichiarazioni del signor Andrea Comparato, che hanno cercato di mistificare e buttare fango addosso a noi, invece di andare lui assieme a noi a verificare il perché sono accadute determinate situazioni, il perché a Chioggia capitano certe cose. È grave, è molto grave. A Chioggia, non si è rispettata la norma e lo stiamo dimostrando in tutte le sedi. È vero che la Raffaello ha molti dipendenti, però è altrettanto vero che perché ha più o meno dipendenti non può fare e agire di sponte propria. Chioggia ha bisogno anche del servizio di taxi. E poi, signor Comparato, le licenze a Chioggia di taxi acqueo non sono una, bensì sono due. E poi ci sono le licenze di NCC. Tutti questi soggetti hanno il sacrosanto diritto di poter usufruire di tutti e tre i pontili al bisogno. Cosa che oggi non accade. Ma non c'è solo questo. Non c'è solo questo. Quello che mi fa male è che nessuno ha sollevato mai la problematica. Non solo lei, signor Comparato, ma pure i giornali. La cosa mi lascia veramente, veramente sconvolto. Come non si parli del perché non esiste più la linea 19 a CTV, quella linea che collegava Chioggia a Venezia, quella linea diretta, una cosa al mattino di andata e una cosa al pomeriggio di ritorno. Nessuno ne ha mai parlato, ma comunque invito tutti ad informarsi. Comunque, ripeto, per quello che abbiamo potuto appurare fino ad oggi, a Chioggia non c'è quella trasparenza che ci dovrebbe essere. Uno. Due, qualcosa non va. Noi siamo intervenuti a Chioggia su richiesta di alcuni cittadini, indignati perché non trovavano risposte nell'istituzione. Noi non credevamo di trovare quello che abbiamo trovato, però a volte la realtà supera la fantasia e questo è il caso. E io vago! E io vago! Se vogliamo dare un futuro migliore a Chioggia, la Chioggia la dobbiamo mettere in rete con tutta la laguna. Chioggia può essere il porto per il Lido e per Pellestrina, può essere proprio il punto di partenza per molti servizi. Così come è strutturato oggi non è possibile. Vediamo di dare più servizi e quindi attrarre più persone su Chioggia che possono, al di là del periodo estivo a Sottomarina, dare un futuro, dare una spinta all'economia di Chioggia. E non cercare di bloccare, come forse qualcuno vorrebbe. Ultima cosa, siamo stati accusati di aver dato dei mafiosi ai chioggiotti, anzi all'amministrazione. No, noi non abbiamo dato del mafioso a nessuno. Ci siamo limitati ad informare che c'è qualcuno che sospetta questo. E noi abbiamo detto che non ci vogliamo credere. Anche se però, e dobbiamo ribadire che troviamo che qualcosa non va,
e che merita di essere messa sotto la lente di ingrandimento. Non è possibile che accada quello che abbiamo visto. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e darti attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa.